Un giorno Gesù stava insegnando. Da molti villaggi della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme erano venuti alcuni farisei e maestri della legge, i quali si erano messi a sedere attorno a Gesù. Dio gli aveva dato il potere di guarire i malati. Mentre parlava, alcune persone portarono verso Gesù un uomo. Era paralitico e giaceva sopra un letto. Volevano farlo passare e metterlo davanti a Gesù, ma non riuscivano a causa della folla. Allora salirono sul tetto di quella casa, levarono delle tegole e fecero scendere il letto con dentro il paralitico proprio nel mezzo, dove si trovava Gesù. Vedendo la fede di quelle persone, Gesù disse a quell'uomo: "I tuoi peccati ti sono perdonati". I maestri della legge e i farisei cominciarono a domandarsi: "Perché quest'uomo bestemmia? Chi può perdonare i peccati? Dio solo può farlo". Ma Gesù indovinò i loro pensieri e disse: "Perché ragionate così dentro di voi? È più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina. Ebbene, io vi farò vedere che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati". E disse al paralitico: "Alzati, prendi la tua barella e torna a casa tua". Immediatamente quell'uomo si alzò davanti a tutti, prese la barella sulla quale era sdraiato e se ne andò a casa sua ringraziando Dio. Tutti furono pieni di stupore e lodavano Dio. Pieni di timore dicevano: "Oggi abbiamo visto cose straordinarie".